Cari follower, ancora una volta bentornati o benvenuti se questa è la prima volta che incrociate la macchina del tempo. Siamo passati dai computer ai portatili, dalle console ad 8-bit al Mega Drive. Adesso è arrivato il turno del Super Nintendo e delle sue uscite dell'agosto 1992, che alla faccia del mese di mare è bello pieno. Monopoly non credo abbia bisogno di particolari spiegazioni, è tra i giochi da tavolo più famosi della storia intera, di trasposizioni videoludiche ne ha conosciute diverse. Chiaramente il 16-bit nintendiano doveva avere la sua versione, così la Sculptured Software per la Parker Bros. Realizza questo adattamento veramente ben fatto graficamente che vi permetterà di usufruire di tutte le regole senza creare disordine con carte e pedine varie, che poi è una delle cose più belle del gioco reale. Insomma, surrogati elettronici del mondo reale non hanno mai reso un granché, neanche stavolta. È vero che è estate, ma è probabile che la Parker Bros fosse particolarmente preoccupata per l'autunno dei giocatori, che non avrebbe mai voluto lasciare senza nulla da fare col brutto tempo fuori. E allora, dopo Monopoly, arriva anche Clue, versione videoludica del famoso Cluedo. L'obiettivo stavolta è scovare l'assassino tra i vari giocatori in una geniale interpretazione dei vari romanzi gialli del genere Whodunit, dove il colpevole si nascondeva fra una manciata di protagonisti. Geniale come gioco da tavolo, in forma videoludica perde per forza di parecchio appeal. La Compile è stata una delle grandi maestre della storia degli shoot'em up, capace com'era di segnare una qualità media superlativa dei propri titoli, a partire dal debutto su MSX con Aleste. Proprio questa saga è rimasta un vessillo negli anni a venire, e con il successo strabordante del Super Famicom pareva brutto non onorarlo di un'uscita esclusiva. Super Aleste si pone immediatamente nell'elite dei migliori del genere per la console, grazie alla sua azione ritmatissima e all'implementazione di ogni regola dello sparatutto. È anche piuttosto morbido coi novellini, almeno all'inizio, in quanto la nave può reggere dei colpi perdendo armamenti e soprattutto non esplode quando impatta con lo scenario. Come triste curiosità, va detto che la versione americana è stata rinominata in un banalissimo Space Megaforce. Lo abbiamo già trovato su Mega Drive questo mese, ma Krusty's Super Fun House arriva su un sacco di formati davvero, giustamente dato che la Acclaim deve far fruttare al meglio la propria licenza. Come forse ricorderete, questo gioco coi Simpson non c'entrava niente, era dell'Audiogenic ed era soltanto un interessante puzzle game. Intuito l'affare, la Acclaim ne ha prelevato i diritti per poi mettere il noto clown come protagonista. L'obiettivo è disinfestare dai ratti i vari livelli, risolvendo tutta una serie di rompicapo. Originale e abbastanza divertente, molto meglio della media dei giochi dei Simpson. Giriamo la ruota e parliamo della cultura popolare che si fa strada ancora una volta nei videogame. Wheel of Fortune lo conosciamo probabilmente tutti, format introdotto in Italia da Fininvest e diventato famoso grazie a Mike Bongiorno. L'obiettivo è completare le frasi sul tabellone, scegliendo consonanti ed acquistando vocali. L'adattamento per il Super Nintendo conserva grosso modo tutto, compresa la soubrette poco vestita che gira le lettere, e forse con qualche amico ci si potrebbe anche divertire, ma i limiti del programma sono palesi. Mese di massima attività per la Sculptured Software, che dopo i giochi su licenza per la Parker Bros, si becca anche l'ingaggio da parte della pigliatutto LJN, che vuole spendere i diritti acquisiti sul nome di Roger Clemens, talento americano del baseball. Roger Clemens, MVP Baseball, deve confrontarsi su un terreno sul quale i giapponesi sono dominatori, e non ne esce benissimo, nonostante non sia assolutamente un titolo malvagio. Gradita la presenza della simulazione di un intero campionato, così come è apprezzabile la riconoscibilità del volto di ogni giocatore, nonostante i diritti fossero sul solo Clemens, ma le fasi di ricezione e battuta mostrano entrambe una profondità inferiore ai concorrenti nipponici. A proposito di buoni giochi di baseball, una serie di dignitoso successo era quella degli Ultra Baseball, noti anche come Baseball Simulator 1000 in America.
Programmati dalla Culture Brain, la terza uscita, altro a baseball Jitsu Meiban, però, decide di dedicarsi unicamente al mercato nazionale, anche perché è munita della licenza ufficiale della Lega di Baseball giapponese. Sono presenti tutte le squadre del campionato, anche se è possibile creare da zero la propria, scegliendo anche i nomi dei giocatori. Ma non vi è il rischio di un realismo esasperato, tanto che la Culture Brain ha ben pensato di inserire anche dei power-up nel corso delle partite. Ai giapponesi sappiamo bene quanto piacciono le cose fuori di testa, figuratevi se si facevano scappare la possibilità di dissacrare il patrimonio culturale di Go Nagai. CBCHARA Wars, uscì in varietà gag, ha un protagonista noto, Devilman, che in questo titolo però è panciuto come mai lo avreste immaginato. Ma non sarà l'unica celebrità a passare sotto le cure del Super Deformed. Il gioco in sé è fondamentalmente un beat'em up, talvolta in 2D, talvolta in 2.5D, ovvero con la possibilità di muoversi in profondità. Buono per qualche sorriso, meno un po' per tutto il resto. A proposito di roba demenziale, durante gli anni 80 era molto popolare il manga e poi l'anime di Kinnikuman, un supereroe poco super che veniva chiamato in causa quando proprio nessun altro poteva intervenire ed era sommariamente inteso come parodia di Ultraman e simili, che si è trasformato sempre di più in un qualcosa basato sul wrestling. Diversi tie-in ne sono stati tratti, come questo Kinnikuman Dirty Challenger, che ci porta proprio sul ring a lottare contro una sfilza di avversari uno più demente dell'altro. Il gioco è afflitto da controlli pessimi, pochi personaggi ed in generale meccaniche che non funzionano granché, ma conserva la simpatia dell'opera originale. In sala giochi era già stato un successo, ma Super Punk della Mitchell faticava a trovare la propria strada verso il mercato casalingo, diversamente da quanto accaduto col predecessore. Ci pensa quindi la Capcom a metterci una pezza con un adattamento sicuramente ben riuscito, con la significativa eccezione del gioco in doppio, qui tagliato. Per i pochissimi che non conoscessero Super Punk, c'è da sapere che ci sono da sparare le solite bolle che ad ogni colpo si divideranno in altre più piccole fino a scomparire. Ma rispetto al passato, in questo secondo episodio, ci sono più livelli e più power-up. Una delle serie più longeve in assoluto tra i videogiochi giapponesi è quella di Momotaro Dentetsu, che questo mese accoglie Super Momotaro Dentetsu 2 e riguarda, come i predecessori, le storie di certe ragazze della ferrovia elettrica o qualcosa del genere. In poche parole, siamo qui di fronte ad un gioco da tavolo in forma elettronica, nonostante non esistano controparti reali di esso. Dopo essere arrivato su qualunque macchina giapponese, questo è il debutto sul Super Famicom e non è mai uscito fuori dal Giappone. La serie Kunio-kun della Technos ebbe inizio con un coin-op a noi occidentali noto come Renegade, il quale era però una versione largamente riveduta per i gusti occidentali dello stesso. L'originale raccontava le gesta di alcuni studenti giapponesi alle prese con punk e cattivoni vari che ebbe enorme successo avviando una fortunata serie piena anche di spin-off. Il seguito ufficiale arriva però solo adesso e solo su Super Nintendo, con Shodai Neketsu Kuha Kunio-kun, che fa un'impressione non altrettanto positiva pur rimanendo un discreto lavoro. Soprattutto dopo River City Ransom ci si aspettava qualcosa di più, invece alcuni cambiamenti rispetto a quella formula così amata hanno generalmente deluso. Inoltre, lo stile grafico relativamente più realistico fa rimpiangere quello più cartoon e più simpatico ben noto. Anche Uncharted Waters era un gioco approdato già su moltissime macchine.
Mancava il Super Nintendo all'appello, ma solo fino a questo mese di agosto. Il gioco ci concede la possibilità di darci a belle scorribande con un veliero, ma la trama propone una motivazione ben più nobile: riportare in auge il nome della nostra famiglia fino al punto da costruire una reputazione tale da permetterci di sposare la principessa del Portogallo. Per farlo bisognerà diventare tanto ricchi e sarà possibile grazie a qualche combattimento, ma principalmente alla compravendita di merce da trasportare in vari luoghi. Il gioco funziona bene ed adatto soprattutto a chi ama un gameplay metodico e tranquillo. Il Tower Defense è uno dei generi più moderni e rappresenta quasi uno spin-off delle fasi difensive degli RTS. Tuttavia, delle radici possono essere individuate in Rampart, che non è stato capace di generare immediatamente una prole di titoli simili, ma ha proposto un modello di gioco decisamente rivolto verso quel che sarebbe diventato appunto il Tower Defense. L'obiettivo è allestire un forte e fare in modo che regga il più a lungo possibile, gestendo al meglio tre fasi: quella di disposizione dei cannoni, quella di battaglia in cui sparare e sperare di non essere troppo danneggiati, ed infine quella di costruzione, in cui mettere in piedi nuove mura tramite pezzi casuali in stile Tetris. Originalissimo e molto appassionante, come altre anche l'edizione Super Nintendo è un gradevole adattamento. È da lungo tempo che la Nintendo non si occupa di titoli sportivi tradizionali, ma nel 1992 ci credeva ancora, tuttavia chissà con quale convinzione, visti i risultati di Super Play Action Football. Programmato dalla Tose e seguito di un più dignitoso gioco per NES, cerca di distinguersi dalla massa principalmente grazie all'impostazione isometrica del campo, con visuale molto rialzata, al punto da schiacciare molto i giocatori, e la telecamera è così ravvicinata che per ottenere degli sprite grossi è stata sacrificata la visibilità sul campo. Le azioni soffrono una varietà molto scarsa di tattiche vincenti, per cui diventa davvero difficile salvare qualcosa di Super Play Action Football. Arriva in America Mario Paint. Nintendo vuole andare oltre il normale videogioco e sfondare, come altre volte nella sua storia, nel cosiddetto edutainment, e qui ci prova con tanto di periferica dedicata, un bel mouse con base di appoggio. Il cuore del programma era un'applicazione di disegno, pensata per un utilizzo molto accessibile, ma con tante opzioni carine a partire da alcune belle tessiture per sostituire il colore. Possibili anche le animazioni, con tanto di spiegazione sul manuale su come registrarle su VHS, dato che non esistevano altri metodi per farlo. Addirittura non mancava un editor musicale dove le note erano sostituite da personaggi Nintendo, che è diventato un cult negli anni, con molta gente che lo ha usato a lungo per comporre e persino ricreare brani molto popolari. A suo modo, Mario Paint è stato un prodotto molto apprezzabile. In Giappone lo chiamavano Hat-Trick Hero, in America Super Soccer Champ ed infine in Europa Euro Football Champ. Ma in Giappone l'originale era semplicemente Football Champ e venne prodotto per le sale giochi della Taito. Si tratta di un gioco di calcio convertito per sfruttare l'onda lunga degli europei del 92, ai quali, come ben sappiamo, l'Italia non ha neanche partecipato. Inquadratura classicissima dal lato con un campo che viene visualizzato solo in piccola parte per consentire l'inserimento di calciatori belli da vedere, per fortuna c'è un pratico radar. Notevoli anche le cutscene successive alle esultanze, mentre per il resto non si tratta di un titolo capace di farsi particolarmente valere nell'home gaming. E alla fine di ogni puntata arriva sempre il botto, che questa volta si chiama addirittura Super Mario Kart. Il 27 agosto del 1992 si aprono tante piccole rivoluzioni nel mondo dei videogiochi. Nasce il cosiddetto genere dei kart racing, al quale prima o poi si affideranno character più o meno famosi per monetizzare. Mario si divincola dal sinonimo di platform game, le cartucce del 16-bit di Kyoto cominciano a godere di chip aggiuntivi. Nintendo apre una delle serie che più faranno bene al suo conto in banca. Infine, segna un solco che il Mega Drive non potrà mai oltrepassare, alla faccia dello slogan del Nintendo Don't.
Miyamoto è il produttore del gioco, ma una grossa parte la fanno soprattutto Tadeshi Sugiyama e Hideki Konno, gente che nel curriculum portava cose del tipo Zelda 2, Pilotwings o Super Mario Bros. 2. Inquadratura alle spalle del personaggio scelto che deve lanciarsi sulla pista e vincere la gara, anche sfruttando bonus in grado di ribaltarne improvvisamente le sorti. Grafica da urlo grazie al Mod 7 potenziato dal DSP aggiunto nella cartuccia, musiche entrate nella cultura pop del videogame, giocabilità alle stelle per merito di una struttura perfetta ed imitata ancora oggi. Un super classico, ma di quelli che per alcuni è il miglior gioco di sempre. Chiuderemo il mese la prossima puntata con gli arcade. Nel frattempo vi saluto e vi consiglio di dare un'occhiata alla pagina di archeologiavideoludica.it, dove è appena uscita una nuova puntata alla quale ho partecipato sullo ZX Spectrum. A presto!